Ripartiamo da qui con il direttore di Traders Magazine, Maurizio Monti, in collegamento con noi. Direttore, buon pomeriggio. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, cerchiamo un po' di capire questo cambio, diciamo, di approccio, insomma, da parte di Jay Powell, che molti hanno scritto ma come, ma insomma, passi da colomba a falco così tutto d'un tratto, dopo averci rassicurato in più e più occasioni che l'inflazione fosse solo transitoria, colli di bottiglia, eccetera eccetera. Niente da fare, quindi mercoledì ci si aspetta, insomma, quantomeno, non so se anche a livello operativo, probabilmente sì, tapering innanzitutto, ma soprattutto delle spiegazioni importanti, anche in virtù dei probabili, a questo punto, rialzi dei tassi di interesse a partire dal 2022. Direttore, io comincio a chiederti che idea tu ti sia fatto quando hai sentito Powell pronunciare quelle parole e che cosa ti aspetti dalla Fed oggi pomeriggio, scusate, mercoledì sera. Sì, io ho pubblicato un articolo quasi subito dopo, qualche ora dopo che Powell è stato, che c'è stata l'audizione di Powell al Senato, e dicendo che Powell ha manifestato di essere andato fuori con i propri nervi, insomma, ha avuto una crisi di nervi, ha dovuto dire che è transitoria, vabbè, insomma, ecco, abbiamo scherzato, non ha detto è rimasta solo persistente, però ha detto transitoria, lasciamolo perdere, perché è un aggettivo che non è più attinente alla situazione reale. E tutto sommato, appunto, ha dovuto cedere ai propri nervi, a quello che ha cercato di negare per molti mesi. In effetti l'inflazione è un problema reale. Però io partirei proprio dal commento del dato inflazionistico di venerdì per capire come Powell può poi posizionarsi nel mercoledì, quando tutti quanti lo ascolteremo per capire qual è la politica monetaria della Fed nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Bene, quello che io ho constatato, quello che che invito il pubblico a condividere, è il fatto che il tasso di inflazione, sì, effettivamente abbiamo raggiunto un massimo ultra decennale, e quindi è un dato estremamente grave. Però la reazione che c'è stata sul mercato americano venerdì non è stata di quelle da ansia degli investitori. Effettivamente no. Forse un po' di ansia è pervenuta oggi, va bene, però magari come reazione al buon andamento di venerdì. Venerdì c'è stato un inizio di seduta, che non è stato entusiasmante, ma poi gli indici americani ci hanno tenuto a chiudere la settimana molto bene, a chiuderlo. L'S&P 500 ha chiuso sulla resistenza sopra 4.700, 4.710, 4.713, quindi sostanzialmente un comportamento degli investitori veramente molto ottimista. A mio avviso quello che è stato osservato da parte degli investitori è il fatto che nel mese di ottobre c'è stato uno shock determinato dall'aumento dei prezzi dell'energia, e questo ha molto condizionato ovviamente l'inflazione calcolata sul mese di novembre, quindi l'inflazione di cui abbiamo visto il dato venerdì scorso. L'aspettativa degli investitori in realtà è che questa inflazione, l'indice dei prezzi al consumo, molto probabilmente non aumenterà nelle prossime settimane, in virtù del fatto che i prezzi dell'energia sono calati nel mese di novembre, a partire dal prezzo del petrolio che è andato giù. Ora, questa aspettativa è, a mio avviso, quello che rappresenta l'ottimismo dimostrato dagli investitori venerdì in serata, venerdì pomeriggio, quando, ben lungi dall'essere preoccupati da questo tasso di inflazione da record ultra decennale, hanno confermato ottimismo e hanno confermato di pensare che Powell probabilmente terrà conto di questo fattore. Quindi molto probabilmente Powell, secondo l'opinione che ci sembra trasparire dagli investitori, dal loro ottimismo venerdì,
molto probabilmente opererà un pochettino sul tapering, vedremo se intenderà accelerarlo o lasciarlo invariato rispetto a quello che era stata l'aspettativa dell'ultima riunione della Fed, ma soprattutto la grande aspettativa degli investitori è che non venga ancora definita una politica di aumento dei tassi, proprio in virtù del fatto che nelle prossime 4 settimane, nel prossimo mese, tutto sommato, non c'è da attendersi un ulteriore rialzo dell'inflazione. Questo ottimismo poi è stato confermato, a mio avviso, anche nei tassi dei treasury ultradecennali, sì, e decennali dei treasury, che sono addirittura calati, no? Con un gap formidabile rispetto al tasso di inflazione, quindi 5 punti di differenza fra tasso di rendimento dei treasury e tasso di inflazione, una cosa che veramente è fuori dell'immaginazione, un gap di questo genere, ma che conferma comunque che continuano ad affluire soldi sul mercato azionario, preferendo al mercato monetario e presumendo che il giorno 15, che dopo domani, Powell sostanzialmente darà un calcio al barattolo in avanti un po' meno vigoroso di quello che ha dato negli ultimi mesi, ma che calcio al barattolo continuerà ad essere. A mio avviso questo è quello che l'aspettativa degli investitori, così come abbiamo visto i mercati venerdì. Oggi c'è un po' di ripensamento, però c'è anche da dire che ci sono delle prese di beneficio che sono abbastanza naturali, perché comunque venerdì il mercato ha tirato tanto e quindi specialmente i trader di breve stanno andando sicuramente a prendere profitto. Questa è la mia opinione vedendo il comportamento degli investitori rispetto ai dati dell'inflazione. Senti, ma cosa pensi di chi sostiene che, se davvero, insomma, Powell dovesse quantomeno confermare che l'idea di effettuare 2 se non 3 rialzi dei tassi di interesse poi non andrà certo mai a confermare a livello proprio verbale, insomma, nelle domande e risposte con i giornalisti, però insomma molti scrivono che questo cambio di approccio mini la credibilità, insomma, di questa istituzione, perché di fatto ha in qualche modo starebbe per prendere questa decisione proprio nel momento in cui c'è una variante Omicron che torna a spaventare, che i mercati in qualche modo sembrano aver archiviato, quantomeno guardando la settimana scorsa, perché è stata una settimana tutto sommato abbastanza performante, però c'è sempre un po' di incertezza. Però forse è meglio, insomma, forse è ancora presto ipotizzare che i mercati possano normalizzarsi da soli, senza aiuti, senza bazooka, senza tapering, scusate, non senza tapering, senza misure straordinarie. E quindi, insomma, ci si domanda un po' se forse la conferma, no, di Powell alla presidenza della Fed, conferma dei democratici di una scelta repubblicana, sia stata o meno opportuna. Insomma, tu queste polemiche le senti, credi che siano giuste o è solo aria fritta, insomma, che serve soprattutto a noi che facciamo cronaca finanziaria per riempire, insomma, le pagine dei giornali o anche gli spazi, ecco, live, come il nostro che stiamo riempiendo assieme, direttore? Confesso di non condividere granché questa impostazione, nel senso che Powell sicuramente, ripeto, davanti al Senato non poteva, non se l'è sentita più di negare la realtà dei fatti e ha detto elegantemente, vabbè, togliamo una parola da tutto quello che abbiamo detto in passato. Questo non lo trasforma automaticamente in un falco, perché un falco prende dei provvedimenti molto seri rispetto a questo e a mio avviso non si sono maturate le condizioni per prendere dei provvedimenti molto più seri di quanto in realtà non si aspettino gli investitori e di quanto non ci aspettiamo tutti. Powell ha dimostrato di voler sostenere i mercati da buon come dire, presidente Fed eletto dai repubblicani e quindi a mio avviso farà di tutto per non deludere i mercati. È chiaro che ha a che fare con un gap
Treasury inflazione, che è quello che è e di cui dovrà prendere atto. Quando prima parlavo di crisi di nervi, a mio avviso, ma questa è una mia opinione personale, ovviamente Powell non lo confermerà mai, ma a mio avviso Powell non si aspettava di essere rieletto e negli ultimi 12 mesi almeno ha fatto di tutto per cercare di passare la patata bollente al successore. Poi il successore potenziale non se l'è sentita di prendere una posizione un po' più capitalista e un po' meno socialista. Biden non se l'è sentita a quel punto di fare il cambio della guardia e ha confermato Powell, con un po' di sorpresa dallo stesso Powell, che a quel punto davanti al Senato ha detto vabbè, ok, non, transitoria no, avrei voluto l'avessi detto un mio successore, ma sono costretto a dirlo io. Quindi Powell in preda ad una crisi di nervi, perché doveva ammettere quello che doveva ammettere. Però questo non lo trasforma in un falco. Vedremo che cosa succede il 15, ovviamente, vedremo quale sarà il livello di intervento. A mio avviso sarà un intervento sul tapering, sulle domande è possibile che trapeli qualche cosa a livello di, come dire, di date sui tassi di interesse, però tutto sommato ci aspettiamo uno 0,25 nel primo semestre del 2022, credo che il mercato l'abbia già interiorizzato questo, e non credo che capiremo molto di più di quello che è questa interpretazione che abbiamo già dato e che il mercato ha già in qualche modo scontato. Mercato che ha scontato, forse anche grazie al modo in cui Powell si è espresso, insomma, in questo periodo, insomma, dalla crisi Covid fino a oggi. A questo punto ti chiedo anche, direttore, se pensi che il 2022, dato che tu, insomma, hai giustamente ricordato come probabilmente potremmo assistere al primo rialzo dei tassi dalla seconda metà del prossimo anno, quindi magari a partire da giugno. Beh, insomma, che 2022 sarà? Perché oramai sembra quasi che anche a livello di non rally natalizio gli investitori stiano facendo spallucce. Vabbè, se ci sarà bene, se non ci sarà possiamo anche capirlo, dato che c'è stato già il rally d'autunno, la variante Omicron che non ci fa stare troppo tranquilli, ma a questo punto ci si domanda se veramente il prossimo anno potremo assistere a una correzione anche quasi fisiologica, perché poi lo abbiamo ricordato in più di un'occasione, anche voi di Traders Magazine, abbiamo raggiunto i massimi storici per quanto riguarda il DAX, Milano ha raggiunto i massimi negli ultimi 14 anni, non parliamo di Wall Street che li aggiorna praticamente un giorno sì e quattro no, e poi insomma anche borse come lo SMI di Zurigo, massimi storici, Parigi, massimi storici, insomma il mercato corre oramai da aprile 2020, cioè dal periodo più buio, insomma, dei mercati con il Covid. Il 2022 potrebbe subire una correzione anche fisiologica di quanto, dopo quanto osservato in questi anni, oppure no? Sì, io credo che ci sarà una correzione fisiologica e credo che se le statistiche vengono rispettate, tutto sommato per quella correzione non dovremo aspettare più di tanto il decorso del 2022, mi spiego meglio. Nelle statistiche il rally natalizio si sviluppa con maggiore potenza, con maggiore forza, soprattutto dopo il 15 dicembre, cioè sono gli ultimi 10 giorni, 9 giorni prima di Natale che sono i più forti per sviluppare il rally natalizio, e quindi possiamo tutto sommato ancora aspettarcelo un rally di Natale. Noi vediamo in Traders Magazine da una ricerca il prossimo massimo dell'S&P 500 Future a 4.859, questa è la nostra proiezione del prossimo massimo dell'S&P 500. Ora, se questo si verificherà, se questo ci sarà e se questo avverrà, diciamo, o con il rally natalizio, alla fine stiamo parlando di un 3,3%, quindi la borsa americana lo macina con molta rapidità, se ha voglia di macinarlo al rialzo, quindi se si verificherà questo o con il rally natalizio o con la prima quindicina di gennaio, quindi con i primi giorni di gennaio, sì, io credo che da lì dovremo
cominciare a pensare di scendere, con una correzione che deve essere almeno pari a quella dell'ottobre 2020. Statisticamente, quella correzione, diciamo che una simile non ne abbiamo vista da quel momento, e questo, se andiamo a indagare nel passato, non è mai avvenuto che non ci fosse una correzione consimile in termini di dimensione, quindi parliamo dall'8 al 10%, quindi correzione effettiva del mercato, per così lungo tempo, per così tanto tempo, da una correzione all'altra. O meglio, questo è avvenuto in passato, ma in condizioni assolutamente straordinarie. Ora, io credo che certamente viviamo un'epoca straordinaria di iperliquidità e di necessità da parte delle banche centrali di sostenere i mercati, Fed in testa. Però dico anche che gli investitori hanno la testa sulle spalle e molto probabilmente cominceranno ad accettare il concetto che in previsione di un ritocchino ai tassi che cominci, ipotizziamo a giugno 2022, beh, statisticamente 6 mesi prima i mercati cominciano a rallentare quando prevedono un aumento dei tassi. E quindi io dico che i primi 3 mesi dell'anno dovremo essere molto attenti ai ritracciamenti del mercato e a una possibile revisione, come dire, ribassista non di un crollo, non sto parlando di un crollo. Sto parlando però di una correzione almeno seria come quella di ottobre 2020, diciamo almeno di un 10%.